Massimiliano, 4 anni dopo il dolore e la rabbia sono ancora forti. Sì, esatto, è proprio così. La giornata dell'Aquila è segnata dal dolore innanzitutto. Nel giorno dell'anniversario ovviamente il pensiero va principalmente alle 309 vittime del terremoto di 4 anni fa, ma anche da una rabbia di fondo che è legata soprattutto allo stato della ricostruzione. Qualcosa è stato fatto in periferia, ma nel centro storico sostanzialmente ancora tutto fermo appunto a 4 anni fa. Tra qualche ora alle 10 in punto migliaia di aquilani, sfidando anche la pioggia, si ritroveranno qui alla Casa dello Studente, a quello che resta della Casa dello Studente. Da qui partiranno con una fiaccolata, raggiungeranno Piazza Duomo. Qui saranno letti i nomi delle 309 vittime, accompagnati ad altrettanti rintocchi di campane. Tutto questo avverrà alle 3:32 della notte, l'ora del sisma che 4 anni fa squassò la città. Dicevamo, è un anniversario segnato dal dolore, ma anche dalla rabbia per la ricostruzione, per tutto quello che hanno dovuto vivere gli aquilani in questi 4 anni. Pensate ai processi che ci sono stati, per quello che era successo prima, i processi per i crolli, ma anche i processi che sono in corso per gli appalti per la ricostruzione. Ecco, gli aquilani tutto questo l'hanno vissuto con tutt'altro che con indifferenza, l'hanno vissuto come un'ennesima violenza sulla loro pelle, ed è questa la rabbia di cui ci parlano in questo servizio con il quale io vi restituisco la linea. A me tocca in particolare perché ho perso una persona cara durante il terremoto, quindi io, come dire, è un momento di riflessione anche personale molto profonda. La giornata di oggi è un po' particolare, ci ricordiamo tutti quanti quello che è successo. Questa sera c'è la fiaccolata, poi tutte le varie iniziative. L'Aquila si prepara a vivere il suo dolore, la memoria delle 309 vittime del terremoto. Sono passati 4 anni in cui nulla è cambiato. Il centro è così, avvolto nel silenzio, con le sue macerie e le sue ferite. Solo alcune strade sono state riaperte, 20.000 persone sono ancora fuori casa. Il 21 dicembre scorso il governo ha stanziato 2 miliardi e 245 milioni di euro per la ricostruzione. Di questi però solo 575 milioni sono destinati al centro storico, a fronte di 2.000 progetti già presentati per i quali servirebbe almeno 1,5 miliardi. Tutto è come 4 anni fa quasi. Una casa che la debbano abbattere, e allora non si sa se quanto e come, perché il sindaco non fa niente, tutto qua. Ci hanno portato, ci hanno dispersi, chi di qua, chi di là, all'Aquila non ci sta nessuno, vede tutto. 4 anni dopo l'Aquila ha scoperto che c'era chi rideva la notte del terremoto, che gli scienziati della Commissione Grandi Rischi si prestarono a un'operazione mediatica rassicurando tutti che la Casa dello Studente era costruita con materiali scadenti e che il convitto nazionale non doveva essere abitato da nessuno, tantomeno da ragazzi. Questo hanno detto i processi. C'è una rabbia che all'Aquila non si dimentica neanche nel giorno del dolore. Domani sarà lutto cittadino, in tutti gli edifici pubblici le bandiere saranno a mezz'asta, ma quelle bandiere il sindaco per un giorno avrebbe voluto proprio ammainarle, perché se non arrivano soldi per la ricostruzione, l'Aquila muore, e ha detto il sindaco che almeno ci lascino morire in pace.